Il Giappone mi ha sorpreso sotto moltissimi aspetti. Una delle scene che più mi è rimasta impressa e credo che ricorderò per tutta la vita è l'incontro con una geisha. Considera che Milano, a confronto di Tokyo, sembra un paese della provincia di Reggio Calabria. È anche diversa la comunicazione corporea, quella gestuale. Oggi voglio condividere con te la mia esperienza di vita in Giappone. Quindi voglio darti un sacco di informazioni super utili e super interessanti per farti comprendere se vale la pena per te provare a vivere un'esperienza medio-lunga qui nel paese del Sollevante. Ma partiamo subito con il primo punto, che è uno, penso, dei punti che non bisogna dare per scontati, ossia perché ho deciso di venire a vivere per un breve periodo qui in Giappone. Le motivazioni sono diverse, ok? Se non mi conoscessi, innanzitutto il mio nome è Giuliano Di Paolo e mi occupo di fotografia, content creation e di digital creativity in generale e spesso mi ritrovo a vivere esperienze all'estero. In questo caso abbiamo preventivato un'esperienza con il mio amico e socio Walter Stolfi, che anche lui si occupa di fotografia, e abbiamo deciso di trascorrere più di un mese qui in Giappone, sia per creare contenuti, quindi per realizzare foto, video e quant'altro per i nostri canali social, ma anche e soprattutto per un'esperienza di vita, perché io reputo che il viaggio, inteso come viaggio e non come vacanza, sia un acceleratore straordinario di crescita personale e professionale. E devo dirti che il Giappone mi ha sorpreso sotto moltissimi aspetti. Quindi stai con me perché adesso andrò a elencarti alcune delle cose che mai ti aspetteresti su questo paese. Ragazzi, ci troviamo all'interno del tempio di Meju, spero che si pronunci così, non te lo scrivo qui da qualche parte, e super super interessante, ok? Templi qui in Giappone molto diversi da quelli thailandesi, hanno una tipologia di costruzione, penso anche l'impronta buddista, adesso non voglio dirti cose che non conosco, però credo che comunque siano due stampi differenti. Però quello che voglio farti notare, ok, è che l'architettura, le forme geometriche sono molto diverse. C'è uno spazio interno che è davvero davvero grande. Non so se riesci a percepirlo dal video. Non so se riesci a percepirlo dal video. Tra l'altro continuano a passare aerei. Qui mi ricorda molto Hoi in Vietnam, HUE, che è stata una delle esperienze forse più suggestive che ho vissuto in Asia, anche perché lì non c'era turismo, non c'era nessuno, questo invece è abbastanza preso d'assalto. Come puoi vedere ci sono un sacco di occidentali, anche un sacco di asiatici e giapponesi, però è molto, molto caratteristico, molto interessante. Tra l'altro ha due aree. Ok, questa è l'area esterna, dove poi c'è, come dire, un dipartimento un po' più commerciale, ristoranti, vendita di stampe, eccetera, e invece qui c'è il fulcro dell'area centrale, che è, diciamo, quello storico. Molto, molto bello. Ma quali sono state le mie prime impressioni
appena sbarcato qui in Giappone. Devo dirti che ci sono state un po' di sensazioni e emozioni contraddittorie, anche se di base sono tutte piuttosto positive. Il primo impatto è che Tokyo, perché abbiamo passato le prime settimane a Tokyo, poi ci siamo spostati a Kyoto e ora siamo tornati nuovamente qui a Tokyo. Tokyo è una città caotica. Cosa intendo per caotica? Una città super popolata, infatti se non sbaglio supera le 16 milioni di persone come popolazione. Ovunque vai ci sono sempre tantissime persone, è tutto molto grande, ok? Considera che Milano a confronto di Tokyo sembra un paese della provincia di Reggio Calabria, ovviamente con rispetto parlando. Però è tutto in proporzione, ok? È una proporzione tipo 1:10, 1:100, è tutto grande, è tutto super moderno, tecnologico. Però il paradosso, ed è un paradosso positivo, è che qui è tutto perfettamente organizzato. Cioè, nonostante il caos, nonostante il traffico, nonostante la mole di persone straordinaria, comunque tutto è super strutturato e super ben organizzato, quindi ti sembra sempre di essere in un luogo dove puoi contare sulla sicurezza, dove sai di poter trovare qualsiasi cosa e dove tutto è gestito e curato nei minimi dettagli. Per farti un esempio banalissimo, qualsiasi negozio, shop, restaurant, ok, sono tutti digitalizzati. All'ingresso non c'è quasi mai un contatto umano, c'è sempre un iPad, una macchinetta, un qualcosa dove fai un ordine. Una volta che hai il ticket, entri e puoi mangiare o effettuare la tua richiesta. Quindi questo ti fa capire come, nonostante il numero elevato, la sovrappopolazione, tutto qui è sotto controllo e ben gestito. Voglio farti vedere una cosa molto carina che sicuramente c'è anche in Italia e in Europa, però in Giappone, come sempre avviene in Giappone, è fatta meglio. Sono i locker, ok? Noi abbiamo appena ritirato lo zaino perché stamattina abbiamo cambiato stanza, eccetera, quindi il nuovo hotel non faceva il check-in, quindi non potevi lasciare i bagagli, e ci sono questi locker a pagamento, ok, quelli piccolini, quindi per lo zaino costano 400, quelli più grandi per le valigie costano 700, quindi si parla dai 2,50 euro fino ai 4 euro 5 euro. Però la cosa interessante è questa, che tutta la procedura è completamente in automatico, ok? Selezioni, c'è tutta la procedura, metti i soldi, ovviamente devi prima inserire il bagaglio qui dentro, chiudi, paghi ed è tutto totalmente digitale e automatico. Tra l'altro, essendo un'area super sorvegliata, è sicura, diciamo, al 100%. Però cosa interessante, in Giappone tendenzialmente le aree sono sicure a prescindere dalle videocamere. Se sei interessato anche tu a viaggiare il mondo, esplorarlo e lavorare al contempo, ti suggerisco di dare un occhio al mio corso Content Creator Pro, dove vado a illustrarti strategie, tecniche e approcci per utilizzare la tua creatività, monetizzarla e permetterti così di svincolarti da un lavoro ordinario. Ti lascio un link qui sotto in descrizione se volessi approfondire. Quali sono le difficoltà che si possono incontrare in Giappone? Sono diverse, però diciamo che la difficoltà principale che ho incontrato, che abbiamo incontrato, è soprattutto nella barriera linguistica, perché devi sapere che in Giappone parlano tanto così di inglese, quindi uno 0,000% totale, assoluto. Non c'è assolutamente cognizione della lingua inglese, non c'è alcun interesse nell'apprenderla o comunque
comunicare con questa lingua. Un piccolo trick che puoi usare ovviamente è aprire Google Translate e utilizzare magari il microfono, quindi magari avere una conversazione col microfono, oppure tradurre e far leggere quello che è il tuo messaggio. Tra l'altro è anche diversa la comunicazione corporea, quella gestuale, ok? Esempio, se vai in un locale e non c'è posto, non è che ti dicono no, non c'è posto, nel senso indicano o segnalano come facciamo noi in Italia e in Europa, ma ti fanno una croce straordinaria. Quindi anche queste cose inizialmente, se non le conosci, ti possono lasciare un po' perplesso, però sono, diciamo, delle inezie, sono delle stupidate rispetto a quello che è il percorso straordinario che puoi vivere venendo a fare un'esperienza qui in Giappone. Sono dentro il palazzo della Namco qui ad Akihabara e niente, è suddiviso per piani, ogni piano ha un tema, quindi videogiochi, arcade, piuttosto che videogiochi musicali. Questo è il reparto Gachapon, non so come si dica, e dove puoi prendere vari gadget, giocattoli o cose similari. Le persone sono super invasate, si divertono un sacco. E tra l'altro, se non lo sapessi, Akihabara è la patria di questi personaggi, di cui adesso non mi viene in mente il termine. Sono assolutamente in fissa totale con videogames, manga, anime e via dicendo. Otaku, ecco, questo è il termine giusto, otaku. E figata, divertente, bello, sicuramente un'esperienza da vivere, a prescindere che tu abbia la passione per queste cose. Io ce l'avevo fino a quando avevo, non so, 15 anni, 16 anni, adesso l'ho persa un po', però comunque è bello da vedere e soprattutto curioso capire come, insomma, queste persone si appassionano in modo estremo a questi temi. Tra l'altro mi piacerebbe poter parlare, conversare con qualcuno di questi ragazzi o ragazze per magari approfondire un po' il tema. Quali sono state le esperienze più significative vissute qui in Giappone? Ce ne sono diverse, ok? E potrei fare un video solo su questa cosa, però voglio darti così un paio di spunti giusto per farti considerare o farti venire un po' la voglia, l'appetito anche a te di visitare il Giappone. La prima è l'ipermodernità, ok? È tutto super moderno, anzi direi postmoderno. Ad esempio noi in questo momento residiamo a Akihabara, che è una zona conosciuta per i shop, gli store, i manga caffè, i maid caffè, eccetera eccetera, e sembra davvero di essere in un film futuristico. È un qualcosa di incredibile, ok? Io ho passato diverso tempo a Bangkok in Thailandia e qui in Giappone sembra di essere ancora più avanti, quindi è davvero straordinario. Quando senti magari qualcuno che ti dice ma vai fuori dall'Italia, vai in Asia e magari vai in un mondo arretrato, no, non ci siamo, anzi ti faccio un no come si fa in giapponese con la X, non ci siamo. L'Asia tendenzialmente è molto più avanti, anche un paese povero come le Filippine ha città come Manila o comunque centri commerciali nelle grandi città che sono iper sviluppati, che fanno risultare i nostri mall, i nostri centri commerciali dei negozietti di paese, ok? Quindi prima cosa questa, la seconda cosa è l'incontro con la cultura, perché qui in Giappone c'è ancora molto radicata una cultura antica, millenaria. Una delle scene che più mi è rimasta impressa e credo che ricorderò per tutta la vita è l'incontro con una geisha, ok? A Kyoto c'è questo quartiere molto antico che si chiama Gion, dove passeggiando la sera puoi incontrare le vere geishe. Ed è un qualcosa che veramente
ti lascia così frizzato, ok? È un'emozione molto forte. Ti metto qualche foto e qualche video per farti capire come davvero sia un'esperienza straordinaria che solo viaggiando, e in questo caso solo viaggiando in Giappone, puoi vivere. Quindi assolutamente super consigliato. Cultura giapponese è una cultura molto forte, ok? Anche se non la conosci, come nel mio caso, io non la conoscevo, ad esempio il mio amico Walter aveva molte più nozioni di me sulla cultura giapponese, però ti coinvolge, ti prende e incuriosisce tantissimo. Quindi il mio suggerimento per te, my friend, è quello di magari iniziare a approfondire un po' alcuni aspetti culturali prima di visitare il Sol Levante. Palazzo Imperiale di Kyoto qui alle mie spalle, favoloso, bellissimo, tra l'altro è in un parco strepitoso, enorme, come sempre ci sono corvi e corvacci come background sonoro delle nostre camminate. Allora, sfortuna perché oggi il Palazzo Imperiale è chiuso, in realtà noi stavamo semplicemente passeggiando con le camere, ok? E non c'era proprio la finalità di venire a fare uno shooting Palazzo Imperiale, però vederlo, ok, da qui sembra innanzitutto enorme. Non so se riesci a renderti conto della grandezza e dell'importanza della porta, però sembra molto interessante. Quasi mi dispiace che sia chiuso. Tra l'altro non so se riusciremo a vederlo perché domani la destinazione è Tokyo, e peccato perché la nostra casa era proprio qui vicina e ci siamo decisi l'ultimo giorno a fare una passeggiata qui, però è chiuso. Ovviamente quando non pianifichi le cose, come si suol dire, se fallisci a pianificare stai pianificando di fallire. Peccato perché secondo me dentro c'erano un sacco di punti e situazioni interessanti a livello fotografico. Niente, adesso proseguiamo la passeggiata. Tra l'altro, cosa curiosa, ok, il parco sembra un po' il parco Sempione con questi con queste strutture interne, quindi invece di esserci il castello Sforzesco c'è il palazzo imperiale dell'antico imperatore del Giappone. Prima di dirti la cosa per cui probabilmente hai cliccato su questo video, quindi quali sono un po' i costi per poter vivere e supportarti in un'esperienza medio-lunga in Giappone, voglio dirti che cosa ho imparato. E anche qui dovrei farci un video a parte, però ti dico probabilmente due cose. La prima, la semplicità, l'essenzialità, il minimalismo giapponese. Sai che il Giappone è rinomato per questa loro capacità di essere essenziali anche nella comunicazione o nelle parole. Una parola esprime un concetto che in italiano richiederebbe, non so, un capitolo di un libro, ma anche nelle conversazioni usano poche parole e c'è una grande praticità. Ricordo con il nostro amico Ikaru, anche lui fotografo, lo abbiamo conosciuto a Kyoto, quando gli facevamo una domanda, la risposta media, se tu fai una domanda a un italiano, e so che questa cosa potrà provocare dell'eterismo, di solito c'è sempre un po' di attrito, di distanza, di distacco e di limitazioni che ti vengono poste, ok? Quindi no, non si può fare, no, è difficile, boh, magari prova qualcos'altro. Qui la risposta media è yes, of course, se sanno parlare in inglese, se no te lo dicono in giapponese, ti fanno un grande hi, ok? E altra cosa, forse ancora più importante, la gentilezza. Gli asiatici in generale sono super gentili, nelle Filippine sono gentilissimi, in Thailandia un po' meno, qui sono super super gentili e percorrono sempre, come si dice in inglese, l'extra mile per te. Cioè se tu chiedi un'indicazione, anche se non sanno parlare, ti prendono e fisicamente ti portano là dove devono portarti. Sono veramente dei personaggi
incredibili, sempre super disponibili e di supporto. Quindi questo tienilo in considerazione, perché nonostante le difficoltà, la barriera linguistica, l'incapacità di parlare l'inglese e l'attrito del vivere una cultura differente, il fatto di incontrare comunque persone che sono disponibili, gentili e che in qualche modo cercano di supportarti è comunque una grandissima forma di aiuto e di motivazione per te per viaggiare. Quali sono i costi in Giappone? Allora ragazzi, un'altra curiosità importantissima sul Giappone, spesso mi chiedete in DM: Giuliano, viaggiare in Asia è sicuro? E io ti dirò, per la maggior parte dei paesi che ho visitato sì, però questa cosa non l'avevo ancora vista, forse in alcune parti della Thailandia. A Tokyo, Giappone, siamo in centro, tutte le biciclette, ok, sono tutte senza catenaccio. Quindi se la prossima volta ti dicono no, non viaggiare in Asia, non andare lontano, non andare fuori dall'Europa, è pericoloso, ti stanno dicendo una cazzata. Ce ne sono diversi, posso giusto toglierti o comunque eliminare un paio di luoghi comuni. Esempio, il cibo in Giappone è costoso. Cazzata, non è vero. Mangiare fuori ti costa tra i 600-700 e i 1400 yen. Ragazzi, ci troviamo sempre a Kyoto e abbiamo trovato questo ristorantino tipico, ok, molto caratteristico, infatti guarda le mie spalle, è frequentato diciamo principalmente da local, e niente, un menù super semplice, una cotoletta di maiale, ok? C'è una bistecchina, c'è dello zenzero, una rice cup, e poi qui ci abbiamo e qui abbiamo il miso, la zuppa di miso che mi suggerisce. Proviamo l'acqua, scusami ma sono rimbambito perché ci siamo svegliati da poco. Proviamo la cotoletta e vediamo che sapore ha. Perché, come ben sai, qui in Giappone hanno un modo particolare di friggere che rende le cose molto friabili, croccanti, ma al contempo leggere. Questo è come la tempura di ieri. Ah, addirittura? Leggera? Buonissimo, veramente buonissimo. No. Costo 1100 yen, circa 6,50 euro, quindi mangiare in Giappone non è caro se scegli il posto giusto. Sto in una media, ok? Poi puoi spenderne anche 10.000, perché so già che i commenti mi diranno ah, Giuliano è una cazzata, eccetera eccetera. Diciamo che in media non abbiamo mai speso più di 12 euro, ok, per pasto a testa, e per pasto intendo un pasto completo, e soprattutto in un luogo pulito, organizzato, spesso anche elegante, ben gestito, eccetera. Gli affitti sono mediamente leggermente più bassi rispetto all'Europa, i costi generici, quindi i costi di vita in generale, sono di circa un 3% superiore a quelli europei, e poi come per tutte le cose dipende dal tuo stile di vita, dipende dal tuo approccio alle cose, dipende quanto ricerchi, perché ad esempio un altro classico luogo comune è che le fragole in Giappone costano un'infinità. Io ci ho fatto uno short dove ho trovato un negozietto che vendeva le fragole a dei costi italiani, quindi come per tutte le cose dipende da come ti approcci. Però dire che il Giappone è una meta super cara, che non puoi venirci perché costa tantissimo e è inaccessibile, è una cagata, ok? Puoi scrivermi nei commenti quello che vuoi, però lo sto vivendo in prima persona, lo stiamo vivendo quotidianamente, quindi ti dico che non è così. Detto questo, se hai apprezzato il video, mettimi un bel like, iscriviti al canale, ok? Lasciami qui sotto nei commenti le tue impressioni, le tue sensazioni, le tue idee, e ti lascio qui un video che puoi guardare sin da subito, che parla ancora di viaggio, nomadismo digitale ed esplorazione del mondo.